Io dico no, ma tu dopo l'1-0, dopo che hai fatto 1-0, Allegri incita un po' la squadra ad attaccare, io non ho capito, ma pure la squadra, cioè pure la Juve, ma dopo 1-0 volete continuare ad attaccare o no? Visto che figura di merda che abbiamo fatto, abbiamo pareggiato 1-1 contro Genova in casa. Vabbè, comunque, a questa Juve mo non si può dire niente perché in 11 partite stagionali... No, aspetta... Sì, in 11 partite stagionali ha fatto 10 vittorie e un pareggio, quindi non gli si può dire niente. Però questo pareggio, cioè, è come se avessimo perso con questo pareggio, cioè, contro il Genova, che ha continuato ad attaccare, noi che ci siamo addormentati l'abbiamo fatto attaccare. Io ancora non ho capito quel pallone là che stava per uscire, come cavolo ha fatto a rimanere in campo. Sembra che c'è stata una mano invisibile che l'ha fatta mandare in campo, io non lo so. Boh. Boh. Sembra che c'è stata una mano invisibile là. Anche non ho capito come ha fatto a rimanere in campo quel pallone, che quello era destinatissimissimissimo in calcio d'angolo. Ma io non lo so. Vabbè, primo tempo è stato un primo tempo spettacolare da parte della Juve, poi nel secondo tempo tutto calato. Questa è stata la stessa fotocopia della partita contro l'Udinese. E meno male che i due gol avevamo fatto nel primo tempo e poi nel secondo tempo abbiamo calato il ritmo. Invece sta partita abbiamo fatto 1-0, 2-0 abbiamo sferrato vabbè, 1-0 abbiamo sfidato con il palo di Ronaldo e le sfortune, il Cristo, le Madonne, cioè incredibile. Ronaldo è sempre sfortunato, proprio meno male che ha segnato in questa partita. Però se non avesse colpito quel palo, poi avesse fatto questo gol, saremmo stati 2-0 e poi il Genoa avrebbe accorciato le distanze 2-1 e sta partita l'avremmo vinta 2-1. E invece no, la sfortuna deve essere pure con la Juve adesso, non solo con il Foggia, ma anche con la Juve adesso. Ma mi sa che questo è stato un weekend di merda. Weekend di merda. Foggia che perde 2-0 contro il Cosenza che non vinceva in Serie B dal 2003. Incredibile, poi ne parleremo nel post partita. La Juve che pareggia 1-1 incredibilmente contro il Genova che ferma la corsa della Juve. La Juve di Ronaldo, Dybala, Mandzukic, Chiellini, Bonucci, Alessandro, e chi ne ha più ne metta, fermata dal Genova di Piontek, Romulo, Bessa, Radu, ma chi cazzo sono questi? A parte Piontek, con tutto il rispetto per Piontek, con tutto il rispetto pure per il Genova, ma chi cazzo sono questi giocatori qua? Bessa. Vabbè, Romulo, vabbè, comunque, ma chi so se io vedrò Bessa, Radu, l'esordiente là, come cavolo si chiamava, il difensore del Genova là, poi chi ci stava più? Iliamark, sono tutti giocatori della Serie B, dai, cioè, ma sono tutti giocatori della Serie B, a parte Piontek, Pandev, chi ne ha più ne metta, ma il resto è tutto Serie B, so, oh, come fanno a giocare in Serie A? Boh. Vabbè, che ci dobbiamo fare? Vabbè, pensiamo alla prossima partita che sarà martedì contro il Manchester United in Champions, perché se giochiamo così perderemo, se giochiamo così, se giochiamo così poi perderemo minimo 2-3-1, 2-3-1 perderemo se giochiamo così, ma spero di no. Speriamo di fare una buona prestazione e vincere, perché noi siamo la Juve, non siamo una squadretta di Serie B. Noi siamo la Juve, noi siamo la Juventus Football Club fondata a Torino nel 1897 da quattro studenti, da studenti che si erano seduti sulla panchina e hanno deciso di fondare la Juventus Football Club. Comunque, poi il Napoli 3-0 ha vinto contro l'Udinese. Adesso è a meno 4 dalla Juve. Mi sto già incominciando a preoccupare. Mi sta già salendo la
La centralina nel cervello di sto cazzo di Napoli che non riesce mai a perdere una partita. Vabbè, a parte poi che l'ha persa contro la Juve, contro la Sampdoria, però almeno l'Udinese, dai, io sono l'Udinese, almeno un pareggio potevate fare, un cavolo di pareggio potete fare, niente. L'Udinese, vabbè, a parte che la Juve ci sta perdendo, almeno con il Napoli fa una buona prestazione, cioè 3-0 avete perso. Vabbè, il Napoli con il solito calcio champagne, ma con questo calcio champagne da 2 o 3 anni non riuscite mai a vincere lo scudetto con questo calcio champagne. Andavi da lì con questo calcio champagne che in 2 o 3 anni non avete vinto un cazzo. Non avete vinto uno scudetto, non avete vinto. Prima di Sarri avevano vinto Coppa Italia, Supercoppa. Poi quando è arrivato Sarri, mamma mia, non ha vinto niente, non ha vinto niente. Vabbè. Beh ragazzi, per questo se vi è piaciuto commentate, iscrivetevi al canale su tutti i video. Ci vediamo alla prossima, ciao!